Bentornati su Tre in Famiglia, io sono Enrico e oggi parliamo di come arredare una cameretta per bambini. Che voi vogliate seguire o meno le regole per creare una cameretta montessoriana, in questo video vediamo alcuni consigli che abbiamo seguito noi e che abbiamo adottato noi per creare una cameretta a misura di bambino. Infatti, seguendo alla lettera i dettami della cameretta montessoriana, all'interno della stanza dovremo avere quattro spazi: lo spazio per dormire, lo spazio per cambiarsi, lo spazio per le attività e lo spazio per mangiare. Noi ovviamente non abbiamo riunito tutti questi spazi all'interno della stessa stanza come consigliava Montessori, ma abbiamo cercato di seguire alcuni dei consigli montessoriani, quelli che ci sembravano più logici per creare una cameretta adatta e a misura di bambino. La cosa importante inoltre è cercare di creare la cameretta subito e lasciarla così per almeno un anno. Infatti i bambini hanno bisogno di abitudini, hanno bisogno di routine e hanno bisogno anche di conoscere i loro spazi, conoscere la loro cameretta e sapere dove andare a prendere magari un gioco, dove è il lettino e dove sono tutte le loro cose, in modo tale da ritrovarle quando andranno a cercarle. Per questo motivo sarebbe opportuno partire subito con una cameretta ideale per il vostro bambino, pensandola anche in ottica di crescita, in modo tale da riuscire a non cambiargliela magari nei primi 2 anni di vita. Nel nostro caso, come vedete anche alle mie spalle, abbiamo cercato di realizzare una soluzione che permettesse al bambino di giocare in modo autonomo, ma permettesse anche a noi di avere uno spazio dove cambiare il bambino avendo ancora il pannolino e soprattutto di avere uno spazio dove ritirare i vestiti e ritirare altre cose che non vogliamo lasciare in giro per la cameretta. Per questo motivo è opportuno scegliere dei mobili non troppo ingombranti, in modo tale da non togliere spazio alla cameretta del bambino, ma che siano in grado di contenere tutto il necessario. Nel nostro caso abbiamo scelto il mobile che vedete qua alle mie spalle, che presenta un due ante e un cassettone basso, e un comò che usiamo attualmente anche come fasciatoio. In questo modo abbiamo un fasciatoio più alto per cambiare il bambino, o volendo possiamo scegliere di utilizzare il comò come ripiano per appoggiare delle foto o degli altri giochi e decidere di cambiare il bambino direttamente sul pavimento o sul letto di casa. Ma la soluzione di avere un fasciatoio con un cassetto dedicato ai pannolini, alle creme, a tutto il necessario è sicuramente la soluzione più comoda, perché ci permette di avere tutto a portata di mano e sempre pronto da utilizzare. Un altro fattore importante, soprattutto quando il bambino inizierà a muoversi e poi a camminare, è cercare di creare delle zone di appiglio con cui il bambino potrà sperimentare e imparare ad alzarsi in modo autonomo. Ad esempio la scelta di utilizzare questo tavolino, di cui andremo a realizzare un video, ve lo lascio qua nelle schede appena è pronto, permette al bambino di attaccarsi alle gambe del tavolo piuttosto che al tavolo stesso o alle sedie, e poi quando sarà più grande di imparare ad alzarsi e a sedersi in modo autonomo, avendo una postazione dove poter disegnare, colorare ed esprimere la sua creatività. Quindi anche la zona del tavolino è molto importante. In questo caso noi abbiamo scelto un tavolo evolutivo, quindi in grado di crescere con il bambino, di alzarsi quando necessario, ed è un tavolo perfetto da quando appunto inizia a camminare fino ai 6-8 anni. Ma come dicevamo, la camera deve essere a misura di bambino. Quelli che vedete qua alle mie spalle sono dei mobili di IKEA, gli Eket, e sono perfetti da utilizzare sia appoggiati a terra, sia in questo caso appesi al muro, in modo tale da creare 3 spazi differenti dove poter posizionare i giochi del bambino, in modo tale da renderlo autonomo nel prenderli e posarli. In questo modo infatti abbiamo uno spazio basso dove in questo momento abbiamo posizionato la motoretta, uno spazio intermedio dove abbiamo inserito dei cestini con all'interno diversi giochi, in modo tale che il bambino potrà associare in modo automatico il cestino al gioco e potrà quindi decidere in completa autonomia quale scegliere per giocare. E poi nella parte più alta abbiamo inserito altri cestini, tenendoli però sempre a un'altezza di bambino. In questo modo potrà scegliere quale gioco fare e potrà farlo in completa autonomia. L'autonomia e l'insegnare a fare da solo è uno dei consigli montessoriani che più abbiamo cercato di perseguire per il bene del nostro bambino.
Proprio in questa ottica abbiamo posizionato su questo lato della stanza, come vedete, la carta da parati, di cui ho già realizzato un video, ve lo lascio qua nelle schede, per andare a caratterizzare, per andare a abbellire la stanza del vostro bambino, cercando sempre di utilizzare tinte neutre per non essere troppo predominanti all'interno della stanza, così come abbiamo scelto anche tinte neutre, come avete visto, il bianco e il rosa, per cercare sempre di creare dei colori luminosi e soprattutto non troppo accesi. Sempre in ottica di fai da te, abbiamo inserito ancora la libreria montessoriana che permette al bambino di servirsi da solo, di scegliere quale libro leggere. In questo caso la vedete in questo momento con troppi libri all'interno, infatti sarebbe opportuno posizionare al massimo 6-8 libri e poi magari fare una rotazione dei libri in modo tale da permettere al bambino di scegliere tra un numero limitato di libri, scegliere quale voler leggere e poi magari andarli a cambiare in modo tale da rendere sempre interessanti i libri che abbiamo a disposizione. In questo modo invece, fornendoglieli tutti, creiamo confusione nel bambino che potrebbe andare a scegliere sempre gli stessi libri, ma soprattutto potrebbe non riuscire a prendere alcuni libri perché, essendo troppi, si incastrano all'interno della libreria stessa. Quindi in questo caso non andiamo a facilitare il bambino, ma gli complichiamo la scelta del libro che vuole leggere. Poi abbiamo mantenuto la piscina di palline, di cui avete già visto il video sul canale, e il sacco dei giochi. In quel caso il sacco dei giochi sarebbe opportuno andarlo a limitare con determinati giochi magari un po' più voluminosi, ma non è opportuno mischiare troppi giochi all'interno del sacco, perché anche in quello caso, come nel caso dei libri che abbiamo appena citato, mettere troppi giochi insieme non permette al bambino di scegliere quello che vuole fare. Per quanto riguarda invece il lettino, vi abbiamo già parlato della Stock Sleepy. In questo momento noi stiamo ancora utilizzando questa culla con le ruote, che ci permette di spostarla ad esempio in camera da letto, e la stiamo utilizzando, come avete visto nell'altro video, con la sponda aperta in modo tale da poterla affiancare al letto e averla come co-sleeping. Nel momento in cui toglieremo la culla e passeremo al lettino, abbiamo già qui il posto per il lettino che vedrete presto in un altro video. Come avete visto nel video, così è come abbiamo scelto di arredare noi la stanza del nostro bambino. Se avete qualsiasi domanda potete lasciare un commento qua sotto, se invece volete condividere delle opinioni sulle nostre scelte in modo tale da magari consigliarci dei cambiamenti o delle cose che avete fatto voi all'interno della vostra stanza, o se volete dei consigli, lasciate pure un commento qua sotto, rispondiamo sempre a tutti. In questo modo noi abbiamo cercato di lasciare anche un buono spazio al centro per permettere al bambino di avere uno spazio dove giocare in modo libero, pur non avendo una stanza esageratamente grande. Soluzioni come la piscina di palline occupano parecchio spazio, quindi valutate bene gli spazi in modo tale da non riempire troppo la stanza del vostro bambino e cercate di posizionare tutte le cose ad altezza di bimbo, ma soprattutto di lasciare dello spazio anche per farlo giocare all'interno della propria stanza. Devo dirvi la verità, da quando abbiamo creato questa stanzetta nuova rispetto a quella prima, il bambino vuole giocare molto di più all'interno della propria stanza perché lo riconosce come luogo adatto a lui. In pochissimo tempo si è riadattato con le novità che abbiamo introdotto, la presenza del tavolino, i mobiletti qua dietro ad altezza di bambino lo rendono completamente autonomo nel scegliere i giochi e nel riporli poi quando ha finito di giocare, anche se non sempre viene fatto in autonomia. Ma a parte questo, come vi dicevo a inizio video, pensare da subito una stanza per i vostri bambini a misura di bambino permette una crescita, a mio avviso, migliore e permette ai vostri bambini di essere più autonomi e più sicuri di sé. Se anche voi avete riscontrato questo, fatemelo sapere con un commento qua sotto, sarebbe un piacere poter condividere delle idee, delle esperienze proprio legate alla cameretta. Se volete altre informazioni sulla cameretta, lasciate pure un commento qua sotto. Per questo video su come arredare la cameretta di vostri bambini è tutto, noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao da Enrico!